questa terza manche? No. Birilli sono usciti. Non ne hai preso. No. Sei arrivato terzo. No. E quindi sei campione italiano slalom per la settima volta. Grazie a tutti. La cosa più bella, sai qual è? E avere questi giovani che dovranno essere il mio futuro. Perché assolutamente loro... sì, a caldo. Vieni qua. Fabio Emanuele, a caldo. A caldo, il titolo non l'ho vinto io, l'hanno vinto tutti i miei amici, in particolar modo loro, perché sono giovani che si avvicinano a questo sport. E io vorrei lasciare il mio testimone a loro, perché lo meritano tutti e tre che vedete qua, perché hanno veramente il sangue, lo sport nel sangue. Questo è quello che... Grazie Fabio! Qua. Allora, Fabio Emanuele, settimo titolo italiano, sopra di lui c'è solo Cesari con 9 titoli. Ci stai pensando a eguagliare o addirittura superare questo record di campionato italiano? Allora, diciamo che i traguardi a me piacciono sempre, quindi figurati, per me l'esperienza di poter arrivare a un grandissimo come Augusto Cesari sicuramente sarebbe un bellissimo risultato. Però ti devo dire la verità, come ho detto anche prima, i nuovi giovani che si avvicinano a questa specialità hanno bisogno di esprimersi anche loro. Quindi io mi auguro di poter fare qualcosa meglio nei prossimi anni, ma mi auguro con tutto il cuore che questi giovani ragazzi possano superarmi, a me e anche ad Augusto Cesari, perché quello è quello che conta, lo sport. Viva lo sport e viva l'amicizia. Grande Fabio, grandissimo, grazie. Allele, complimenti. Partiamo con la classifica assoluta slalom, quinto classificato che comprendeva il titolo, Illace Emanuele. Quarto classificato Puglisi Michele. Terzo classificato, Emanuele Fabio. Secondo classificato, Miccio Gianluca. Bravo. Primo classificato, Venanzio Salvatore. Bravo. Allora, 2 minuti, ho giusto 2 minuti. Volevo ringraziare innanzitutto tutta l'organizzazione che ha fatto una bellissima gara quest'anno e devo dire che ci ritornerò sempre ben volentieri a Serra Stritta. Volevo fare una piccola considerazione: quest'anno il campionato italiano è stato molto bello, si sono avvicinati dei giovani che sono qui al mio fianco, Emanuele Schillaci, a cui faccio un grande applauso, e Michele Puglisi, anche Michele Poma. E il mio messaggio che do a voi, ma do a loro, e loro devono portare avanti questa specialità con la stessa voglia che ho io, lo sport, l'amicizia. Poi tutto il resto non conta. Oggi abbiamo vinto tutti e tre, quindi complimenti anche a loro. Allora, le auto...